Par primo, anche se dobbiamo dire per la verità che Salvatore Commesso è molto più veloce di lui. Commesso che sarebbe una bella situazione per questo scugnizzo napoletano, dopo aver vinto il campionato italiano, vincere la prima partecipazione a una tappa al Tour, farebbe praticamente come Kirsi Puh e Dirksen, che in maglia di campione nazionale hanno vinto già qui al Tour. E sarebbe il terzo campione nazionale, anche perché vogliamo concludere per quanto concerne gli orari, anche perché la volata del gruppo per il sedicesimo posto penso che non interessi poi a nessuno, anche perché la tappa odierna non ha cambiato minimamente la classifica generale. Un'altra tappa di transizione, un'altra tappa gestita da Armstrong. Sì, l'abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione, è un tour estremamente monotono. Non ci resta che aspettare i Pirenei per vedere cosa succederà, cioè succederà che Armstrong guadagna ancora terreno nei confronti di tutti quanti gli avversari, Zulle magari riuscirà a stargli attaccato, maledicendo il passaggio del Gua che praticamente gli ha impedito di vincere un tour che lo poteva vedere protagonista, valido antagonista di Armstrong fino alla fine. E per fortuna ci sono gli italiani che vivacizzano con i loro attacchi, con le loro volate, questo tour che 5 km alla conclusione, questo tour che altrimenti non offrirebbe grandi spettacoli per quanto concerne la classifica generale. Usciti di scena il primo e il secondo del recente Giro d'Italia, Gotti e Savoldelli, non presenti i trionfatori degli ultimi due Tour de France, Ulrich e Pantani, uscito di scena al tour di quest'anno per caduta Julic, che era il terzo dell'anno scorso. Armstrong ha buon gioco, perché né Olano né Zulle, foratura di Eric Zabel, ecco Maier con Tomčić litigano in testa al gruppo, sono litigi che ci stanno benissimo perché continuano a guadagnare i due battistrada. Superato il cartello degli ultimi 5 chilometri, abbiamo il tempo per parlare della tappa di domani. Ricordiamo che lunedì ci sarà giornata di riposo, poi due giorni alla grande con i Pirenei. Analizziamo le due tappe. Martedì secondo me è la tappa più difficile del tour, anche perché meteo qua in Francia ha messo caldo pure per la prossima settimana. Una tappa abbastanza lunga, non tanto nel chilometraggio in quanto nelle ore, perché la media sarà intorno ai 30 orari, 173 km, ma soprattutto ci sono 6 gran premi della montagna. Il primo di seconda categoria, ma dopo tutti gli altri di prima categoria: Col de Monté, poi il Portillon, il Peyresourde, Col de Valluro e poi l'arrivo in salita inedito di Pied-Engaly. È una tappa veramente impegnativa e se fa questo caldo nei Pirenei può cambiare la classifica generale, anche se per il momento sembra che Lance Engel sia nettamente il più forte. E martedì e mercoledì Rai Sport ha previsto il non stop, si inizierà dal chilometro zero sino all'arrivo, 6 ore di diretta sia martedì che mercoledì. Sì, martedì. Vuoi ricordare i gran premi della montagna delle due giornate? Martedì la partenza sarà data alle 11 e i gran premi della montagna della prima tappa Pirenaica, che l'abbiamo detto. Nella seconda, cioè mercoledì, si parte da Lens-Mézin e si arriva a Pau. Ci sono salite durissime perché c'è il Tourmalet, c'è l'Aubisque, però sono un po' lontane dal traguardo perché il Tourmalet è dopo 65 km dalla partenza, quindi a più di 100 km dal traguardo. Anche l'Aubisque, montagna durissima pure questa, è al chilometro 131, a 60 km dal traguardo. Però non si sa mai, perché se qualcuno sta bene, e dato che è l'ultima tappa impegnativa di questo tour, può tentare l'impossibile e cercare di fare un po' di selezione nella salita come il Tourmalet o come l'Aubisque. Terreno c'è. Mentre per quanto riguarda l'intervista al vincitore, bisognerà vedere come interpreteranno la cerimonia protocollare, cioè se Sudre e Soci premieranno subito il vincitore, allora avremo la possibilità di avere immediatamente il vincitore. Se invece aspetteranno il gruppo Bon e naturalmente in quel caso non mollano il vincitore, sarà estremamente difficile poter avere il vincitore in diretta. Abbiamo visto Serpellini che ha cercato di staccare Salvatore Commesso, si sente battuto in volata, pure lui conosce molto bene il campione italiano e l'unica possibilità che ha è quella di staccarlo, però è stato uno scatto un po' telefonato, dovrebbe così perdere qualche metro e cercare di sorprenderlo, anche se non è facile perché Commesso
lo vediamo anche dalla corporatura, un corridore scattante, un corridore che quando si alza sui pedali riesce subito a rilanciare la velocità. Però tra i due commesso potrebbe essere il corridore più stanco, perché quando si va a 50 all'ora in pianura Cerpellini fa molta meno fatica di Salvatore Commesso, quindi staremo a vedere, perché delle volte nelle volate a due può anche succedere che il meno veloce prevalga sul più veloce, soprattutto dopo corse come questa della lunghezza di 236 km. Il caldo avrà sicuramente un'importanza fondamentale. Sì, penso proprio di sì. Ci sono almeno 130 corridori stanchi nel gruppo e questo caldo aggrava ulteriormente la situazione, anche perché in tappe come oggi i corridori bevono 10-12 litri di liquidi, ci vuole niente a prendere qualche trouble digestive, come dicono qui in Francia, qualche problema intestinale, quindi devono stare particolarmente attenti, soprattutto Armstrong, che è un corridore che ama il freddo, ama la pioggia, vinse il campionato del mondo nel 93 sotto un tempo infernale, anche nella tappa del Sestriere, dominata da lui, il tempo non era dei più belli, quindi deve stare particolarmente attento. Questa è l'ultima curva, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro che è lì a 300 metri. E hanno rischiato di andare a finire contro le transenne sempre per l'asfalto bollente. È la prima volta in questo tour che un attacco a due va sino al traguardo. D'accordo, non è iniziato subito dopo il via, ma subito dopo il via era iniziata la fuga dei 15. Prima c'erano gli attacchi a due, erano due francesi, adesso abbiamo due italiani, vuoi mettere gli italiani con i francesi, scusa. Si chiama sciovinismo. Sì, è vero. Ed ecco che tenta l'allungo Cepellini. Siamo all'ultimo chilometro, tenta l'allungo Cepellini. Vediamo se Commesso riesce a recuperare all'allungo di Cepellini agli 800 metri. Siamo con le telecamere fisse sul rettilineo d'arrivo. Prosegue l'azione di Cepellini che, sapendosi battuto da Commesso, indubbiamente più veloce di lui, tenta l'allungo al chilometro. Commesso è riuscito a recuperare, rallenta Cepellini. Eccoci con il lungo rettilineo, 1300 metri per concludere questa tredicesima tarpa sull'Avenue Albert Thomas. 8 metri la larghezza, Cepellini in prima posizione, Commesso lo marca stretto, ha tentato di scattare a un chilometro. Siamo ai 400 metri. Vediamo chi per primo lancerà lo sprint. 5 ore 52 primi, 21 secondi il tempo sino a questo momento. Cepellini si volta, tenta ancora di partire, parte Cepellini ai 400 metri, lo marca stretto Commesso e parte, tenta Commesso di difendersi ancora. Cepellini, Commesso sulla destra, abbiamo detto è più veloce, e Commesso, il campione d'Italia, vince, può alzare le braccia nel segno del trionfo. Ed è una stagione indimenticabile per questo ragazzo, come indimenticabile il finale di questa tappa con due italiani, primo e secondo. È la sesta vittoria italiana, mentre ecco che c'è lo sprint per il terzo posto. Un'annata indimenticabile per lo Scugnizzo. Totò, dopo aver vinto il giro, vince anche una tappa. Dopo vinto il campionato italiano, vince anche una tappa al tour. Sì, veramente, credo che oggi abbiamo la consacrazione di un corridore completo, un corridore che mi pare abbia molto la testa sulle spalle, che sappia quelli che sono i suoi limiti, quelli che sono i suoi compiti e quelli che sono i suoi traguardi. E Fusi, che è stato il suo commissario tecnico, ha detto è una piccola cilindrata con un grande motore. Difatti nota, corridore 24enne vince la tappa più lunga del tour. È veramente qualcosa di straordinario, un corridore che al secondo anno da professionista vince il campionato italiano, poi con la maglia di campione italiano vince una tappa al tour. Intanto abbiamo già eguagliato le vittorie dell'anno scorso, che erano 6. Siamo scusa a un attimo, vediamo questo sprint, è lo sprint per il terzo posto. È Pegna che cerca di andarsene. Pegna all'attacco, mentre vedete c'è anche Piccoli nelle prime posizioni. Poi vediamo, ecco Pegna va al contrattacco. Uno sprint per il terzo posto, Roland Mayer si sposta velocemente da destra a sinistra, zigzag questo, poi mi spiegherai cosa significa questo zigzag, mentre dall'altra parte rimane Pasquale Rodriguez Xavier, volata per il terzo posto, c'è anche Piccoli impegnato in questo sprint, riparte ancora l'uomo della Banesto, vale a dire Pegna, mentre ecco che si muove Piccoli,
il Trentino sprinta. Facciamo primo, secondo, terzo, quarto oggi. Piccoli, primo, secondo, terzo e quarto, incredibile, primo, secondo, terzo e quarto. È un peccato che Giunti si sia staccato, altrimenti avremmo fatto la cinquina oggi. Non so, negli ultimi anni sicuramente non era mai capitato, non so all'epoca di Coppi e di Bartali, ma negli ultimi anni non era mai capitato che una tappa del Tour si concludesse con un trionfo italiano, primo, secondo, terzo e quarto. Veramente una bella tappa. Per noi italiani non è stata assolutamente noiosa, perché c'è stato questo attacco dei 15, poi questo contrattacco di Serpellini e Commesso. Mi dispiace per Serpellini, perché meritava pure lui una vittoria di tappa al Tour. Sono contento naturalmente per Salvatore Commesso, vedete con che freschezza arriva al traguardo, con tutto questo caldo, con dopo 236 km alla fine della seconda tappa. Beh, è una qualcosa che è importante. Tanto rivediamo la volata per il terzo posto, Piccoli che mentre batte, ecco qua, Lambranchi. Scusa Davide, scusa, ecco qua che arriva Serpellini. Serpellini, stiamo rivedendo la volata, complimenti. Allora vogliamo un po' riepilogare questa giornata. Serpellini accanto a noi. Ma siamo andati in fuga dopo un chilometro in 16 corridoi. Siamo andati non d'accordissimo, però quando abbiamo visto che il gruppo ci ha mollato, ognuno cercava di tirare il meno possibile. Con il finale ero d'accordo con Mariano. Mariano e Piccoli è arrivato terzo. Sì, è uno tra i più veloci. Eravamo d'accordo che gli uomini più veloci da controllare era Commesso e Mengen. È andato proprio in fuga Garcia e Commesso, io sono partito da dietro e sono rientrato. Poi Garcia si è staccato su uno strappo e sinceramente Commesso non ce l'ho fatta a staccarlo. Io con lui ho battuto, ho provato a partire l'ultimo chilometro, ho dato qualche metro, ma c'era vento contro. Ho fatto il possibile, voglio dedicare la vittoria a mio figlio che deve nascere. Settembre. Sì, gli dedico al secondo posto, comunque penso che la squadra sia soddisfatta del nostro tour, perché ci siamo fatti valere. Ecco, eravate il 50% della squadra all'attacco, siete rimasti in quattro. Una squadra proprio bersagliata dalla sfortuna. Sì, diciamo che Spruck è caduto, si è rotto le costole, Jan Svorada si è rotto un dito, Padonos anche lui ha avuto problemi, Belovic è caduto 3-4 volte, anche io del resto fino a ieri avevo uno strappo a linguine, chiaramente non è una scusa, ma non ce la facevo pedalare. Oggi grazie alle cure del mio dottor Zaretti ce l'ho fatta a migliorare un po' e ho dato sinceramente il massimo e mi spiace perché la seconda volta che faccio secondo qua al Tour, dopo il 94, più di così non potevo fare comunque. Intanto sono arrivati Garcia Costa e Giunti, tu hai tentato verso i 700 metri di allungare, di staccare Commesso, sapevi che il campione d'Italia era indubbiamente più veloce di te. Sì, diciamo che quest'anno va molto forte, ha vinto il campionato italiano, come dire che se ne ha vinto il campionato nazionale e ha vinto una tappa al Tour. Io con lui era proprio l'unico che non doveva venire in fuga con me, con gli altri potevo giocarmela, con lui ho provato a anticipare, ho preso qualche metro, solo che sulla rettilinea finale c'era vento contro, è stata lì a 10 metri e ho desistito. Grazie, vai in albergo perché devi, c'è il trasferimento. Allora il terzo campione nazionale che vince una tappa al Tour dopo Kirsi Puu, che oggi compie gli anni. Dopo Dirksen oggi è la volta di Salvatore Commesso ed ecco qua Piccoli che si è piazzato in terza posizione, trionfo per gli italiani, primo, secondo, terzo e quarto, non era mai capitato. Purtroppo però non è diventato secondo e terzo, comunque sono contento per me anche per la squadra perché siamo rimasti in quattro, però ci facciamo vedere, abbiamo vinto una tappa con Dirksen. E oggi purtroppo è andata non male, però l'importante qua è vincere, ecco, non è, i piazzamenti ci contano, però anche se siamo il Tour, però era meglio vincere. Senti, è tutto il Tour de France che tu vai all'attacco, hai vestito la maglia a Poix per la prima settimana, tutto un Tour all'attacco. Sì, purtroppo però la prima settimana mai dove pedalavo in una condizione migliore, dato che venivo dal giro. La fuga non mi è andata in porto. Oggi
la fuga è andata via subito e niente, non stavo bene, però come ho detto c'è stato lo scatto di a 30 km dall'arrivo, io ho detto a Serpellini di entrare, che lui stava un po' meno bene di me, ho detto entra te che dopo se scatta qualcun altro sono pronto io, invece la prima fuga è andata. Grazie, sicuramente ci vedremo ancora all'attacco e vedo Lanfranchi. Purtroppo ci comunicano che la cerimonia protocollare prevede che Commesso salga sul podio subito dopo l'arrivo del gruppo. Ecco qua Commesso, Serpellini, Piccoli, Lanfranchi, Meyer, Mengen, Pegna, Pasquale Rodriguez, Le Breton e Cerezo. Ed ecco qua Lanfranchi, un ordine d'arrivo trionfale per gli italiani, primo, secondo, terzo e quarto. Sì, peccato che io sono l'ultimo dei quattro. Beh, l'importante è essere anche arrivato quarto al Tour de France. Ma penso che l'importante sia vincere nel ciclismo. Comunque no, a parte la battuta, sono contento della giornata di oggi, degli italiani, della squadra. Io Fasciani mi aveva detto di stare attento perché in questi giorni va sempre via la fuga, e di entrare uno di noi almeno la squadra era coperta e non doveva lavorare. Sono entrato, ho fatto il mio contributo, peccato che nel finale è andato via Commesso e Serpellini e poi dietro ho fatto secondo della volata. Come è nata la fuga? Ma come tutti i giorni si parte sempre a tutta, e oggi dopo un chilometro e mezzo è partita subito la fuga decisiva. Abbiamo fatto 235 km di fuga e niente, un tour molto combattuto. Adesso è scoppiato anche il caldo, penso che sui Pirenei sarà molto più duro che neanche le altre. Lanfranchi che potrebbe inserirsi tra i primi 15 della classifica generale, perché oggi guadagna sui 20 minuti, quindi un altro italiano che dovrebbe essere questa sera intorno alla 15ª posizione. Abbiamo ancora 3 minuti a disposizione. Giunti, è la seconda volta che vai all'attacco in questo Tour de France. Sì, la seconda volta. Santoni ci dice sempre di attaccare, perché siamo Giorgino Santoni, il general manager. Sì, esatto, perché siamo una squadra che vogliamo farci conoscere, ci manda all'attacco, è giusto che andiamo all'attacco. Purtroppo oggi ho pagato la distanza, perché come ha detto Lanfranchi siamo partiti subito pronti via da primo chilometro. Molto il caldo, gli ultimi 20 km sono andato un po' in crisi, ho pagato la distanza. Sono contento uguale perché penso di aver fatto una bella affermazione. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Commesso perché è stato veramente forte, e a tutti gli altri italiani che erano nella fuga con noi. Abbiamo collaborato e ha vinto il migliore. Mi dispiace per la mia equipe che non sono riuscito a rimanere davanti, però ho dato il massimo. Grazie, complimenti, ti aspettiamo ancora in fuga all'attacco nell'ultima settimana. Ordine d'arrivo, primo il campione d'Italia Commesso, pensate. Allora sentiamo da Sola il responso per la cerimonia protocollare. Ma penso che l'anticiperanno per dare modo anche alle TV di intervistare Commesso. Sento già la musichetta. Dovrebbe cominciare adesso. Allora, dovrebbe essere anticipata la cerimonia protocollare, ecco qua il campione d'Italia. Allora Sola, visto che ti sei impegnato fino a questo punto, per favore puoi correre a recuperare il campione d'Italia e poi concluderemo, chiediamo il permesso di sforare. Pronto? No, niente, allora con calma, perché allora registreremo in Eurovisione e potrete naturalmente ripresentare l'intervista di Commesso nei prossimi programmi. Allora, Commesso vince la 13ª tappa, Serpellini in volata, terzo Piccoli a 2 primi e 7 secondi, a 2 primi e 7 secondi Lanfranchi, quinto Meyer, sesto Mengen, settimo Pegna, ottavo Pasquale Rodriguez, nono Le Breton, decimo Cerezo, undicesimo Perez Rodriguez, dodicesimo Toscini, 13esimo Garcia Acosta, 14esimo Giunti. Media 40,227 su un totale di 236 km. La tappa più lunga del giro, un trionfo italiano. Primo Commesso, e stiamo vedendo la volata, dopo passeremo la linea allo studio. Primo Commesso, secondo Serpellini, terzo Piccoli, quarto Lanfranchi. Per domani, 14esima tappa da Castres a Saint-Gaudens, i chilometri sono 199. Appuntamento sempre su questa ora
sempre su questa rete. Gentili signori, Gonzales Galdeano, ma anche Gonzales Galdeano, Zulle in pesante difficoltà, anche per Zulle crollo verticale improvviso. Zulle, ecco Armstrong, nuovo attacco di Armstrong. Ve l'avevamo detto, può succedere di tutto, è successo di tutto quando vi abbiamo appena detto che nel finale con ogni probabilità Armstrong avrebbe piantato questa simpatica compagnia. Avevamo visto giusto, Armstrong li ha tenuti lì, si è fatto dare una mano per limitare i danni in questo tratto di pianura. Ora la situazione di questa quindicesima tappa: primo Escartin, secondo Dufault, terzo Armstrong, mentre in crisi Zülle. Ecco l'ammiraglia della Banesto, ma quello che sorprende è questo crollo verticale improvviso. Crollo verticale improvviso, prima Pirelli, poi l'abbiamo visto per Peron e adesso Zülle. Quando finisce la benzina? Sono tappe dure, sono tappe dove il corridore è sottoposto a stress incredibili, dove per la gran parte del periodo vai alla soglia o addirittura fuori soglia, vuol dire che consumi 700-800 calorie all'ora. E cosa succede? Che all'improvviso da un chilometro all'altro ti trovi vuoto. A me è capitato una volta, le vigili verso Liegi, ero in testa, pensavo di vincere, quando mancavano 5 km all'arrivo, a 4 e mezzo mi sono alzato sui pedali e sono ricaduto seduto e mi sembrava di aver forato, non avevo forato, avevo solamente finito forte, non avevo più niente e quindi mi sono ritrovato vuoto, non riuscivo più a portare avanti la bicicletta. Poi prova a immaginare adesso per Ellie, per Peron, per Zülle, la fatica per arrivare al traguardo, non arriva mai, ti sembra un'eternità, i chilometri sembra che non passino mai e è qui che viene fuori poi il carattere, la voglia di reagire, la voglia di arrivare in ogni modo. Però sono momenti veramente difficili, perché ti accorgi che tutto quello che hai fatto per arrivare a quel momento, tutti gli allenamenti, tutte le corse in preparazione, in un tratto svaniscono e ti viene la voglia di mollare tutto, la voglia di stare. Per Armstrong la voglia di vivere. E invece per Armstrong disse, è tutto, io vivrò. È tutto, ti ricordi? Il contrario, sì. Lui lo disse fin dal primo giorno, ha detto ci sono... Per guarire da questa malattia 50% è in mano ai medici, 50% nelle mie mani. Io quel 50% ce l'ho in pugno, perché sono convinto, sono sicuro che ritornerò come prima, più di prima. E proprio l'altro giorno in Good Morning America il medico che l'ha operato cosa ha detto? Ha detto che Armstrong può tornare come, anzi può tornare più forte di prima, perché il 96 ha corso con un cancro, è arrivato secondo andando una Liegi verso Liegi, un mese prima è arrivato secondo al Gran Premio Eddy Merckx e quindi dal momento che questo tumore non lascia strascichi, non toglie le difese immunitarie, anzi un corridore, una persona viene fuori rapportata da questo. Paradossalmente per Armstrong gli ha portato poi tutto questo, perché è riuscito a calare 10 kg. Lui non ha avuto un approccio al ciclismo come tanti altri, lui ha prima cominciato col triathlon, quindi faceva nuoto, correva a piedi, correva in bicicletta, quindi un atleta completo, e difatti aveva una struttura fisica anormale, cioè queste spalle larghe, questa muscolatura possente. La malattia gli ha fatto perdere 10 kg, aveva perso tutta la massa magra ed è riuscito piano piano a ricostruirla nel dove serve, cioè nelle gambe. Ha perso tutti quei muscoli nella parte superiore del corpo dove in bicicletta non servono ed è per questo che con 10 kg in meno riesce ad andare molto più forte in salita. Pensa che un chilo in meno vuol dire risparmiare 7 watt al chilometro. In parole povere vuol dire che se uno è un chilo in meno in una salita al 10%, riesce a impiegare un secondo, quasi un secondo e mezzo in meno al chilometro. Considera 10 kg, vuol dire guadagnare 15 secondi al chilometro, e questo spiega l'Armstrong che va così forte in salita. La maschera di Escartin, la maschera della fatica, la maschera del dolore, la maschera del ciclismo. Sì, infatti adesso a questo punto la tappa è diventato il testa a testa tra Escartin e Armstrong. È curioso anche per chi non è un grande esperto di ciclismo fare la differenza tra le due immagini, che è qualcosa di quasi di grottesco. Escartin ricorda un qualsiasi ragionier Ghisleri su un cavalcavia delle nostre strade. Armstrong sembra che non avverta la forza di gravità, non avverta la fatica. Ha l'agilità tra l'altro che non è tipica dei fisici possenti, segno che effettivamente il suo sforzo è minimo. Vedendolo così, dopo tutto quello che ha passato, dopo due operazioni per un male gravissimo, a questo punto io dico viva anche i medici che l'hanno guarito così bene.
è un merito anche loro, e soprattutto, torniamo a dirlo, è una speranza perché di fronte a certe cose, insomma, viene da riflettere. E intanto Zulle ha recuperato, ha passato il brutto momento, sta per accodarsi nuovamente sul gruppetto. Il problema è che adesso comincia la salita più dura, sono gli ultimi 7 chilometri, ci sono 6 chilometri al 7%, gli ultimi due qualcosina in più, all'8%, ormai le forze sono quelle che sono, vedete che più o meno questi vanno dello stesso passo. Zulle è un po' più in difficoltà, è riuscito a recuperare un po' in quel tratto che spianava, adesso la salita ritorna e ha superato un po' quel momento critico, però può ritornare da un momento all'altro. Tutt'altra invece questa scena, vedete proprio con quale ritmo, con quale così incredibile possanza. Sì, e guardate quanto sudi, vedete proprio il lamento, le gocce che scendono, sudore, però sembra, guarda, vedi anche la posizione in bicicletta, questo manubrio è molto alto, fatto apposta per la salita, riesce ad avere una respirazione migliore, tanto qui la posizione aerodinamica non serve essere aerodinamici, serve avere una posizione ottimale per respirare bene, questi invece vanno molto più piano. Ecco, guardate proprio la differenza tra il passo di Armstrong e il passo di questi, che pure sono grossi personaggi come Zulle, come Virank. A proposito, il ragionier Ghislanzoni, come l'hai chiamato tu, al secolo Ghisleri, Ghisleri, un nome a caso. Ecco, il ragioniere Casero se n'è andato dal gruppetto, ha soltanto 31 anni, mentre il campione nazionale spagnolo Casero, per il secondo anno campione nazionale, ha mollato il gruppetto. Casero lo consideravano il nuovo Indurain, anche perché aveva vinto il Tour dell'Avenir quando era giovane, come aveva fatto Miguel Indurain. Poi le cose sono cambiate, di Indurain non è che ne nascono tutti i giorni. Attenzione, perché mi sembra di aver visto in fondo al rettilineo la maglia rossa di Dufu. Facile. Quindi, se non vado errato, l'attuale situazione vede al primo posto Escartin, al secondo Dufu, al terzo Armstrong e al quarto posto Casero. Casero, che questa mattina era undicesimo in classifica generale, potrebbe addirittura salire tra i primi cinque. Può recuperare un paio di posizioni anche Nardello e può entrare nei primi dieci anche Vladimir Belli, quattordicesimo questa mattina con un ritardo di 13:26. Eccolo là. E nella scia di Dufu, quindi ha recuperato anche lo svizzero, che in classifica generale lo seguiva, era in quarta posizione a 8:07, ed eccoci a 5 chilometri dalla conclusione con Escartin, mentre è passato un collega belga, per ricordarci che il 20 luglio del 1969 Merckx vinceva il suo primo Tour de France. Poi ne ha vinti altri 4. Ed ecco Armstrong continua nella sua azione e ormai nella scia di Dufo, che aveva accarezzato il grande sogno di metterlo in difficoltà. Era partito, dobbiamo dire, con molto coraggio insieme ad Escartin, ma nulla ha potuto contro l'incredibile grandissimo ritorno di Armstrong, che ha giocato come il gatto col topo. Sì, è troppo forte. Ecco, adesso allunga anche Virenque dietro, secondo il solito scatto che ci riserva sempre. Meritevole Virenque, tutto sommato, perché ci prova sempre, sempre presente. L'importante è che non lo si consideri quel fuoriclasse che lui ha sempre cercato di dire ed essere. Insomma, è un ottimo combattente, ricorda molto il nostro Chiappucci, fa degnamente la sua parte e a questo punto bene così. Adesso basta confrontare ancora le pedalate di Dufo e Armstrong per capire che presto Armstrong lo lascerà solo. Devo dire che fa veramente impressione vedere un fisico come quello di Armstrong pedalare con questa agilità in salita. Ecco, in questo, forse, tanto per fare di nuovo il riferimento tecnico, in questa agilità ricorda forse davvero Indurain. È uguale. Che ha saputo a un certo punto adattare il suo fisico possente a frequenze elevate, sfruttando così meglio la velocità. Sta andando a 90 pedalate al minuto. Io mi ricordo Indurain più o meno andava con queste cadenze alla Plagne, quando staccò tutti e si avvicinò a Zulle, che poi vinse quella tappa perché era partito 100 km dal traguardo, fece tutta la salita a 90 pedalate al minuto. È il segreto di Pulcinella, fra l'altro. Quando tu vai a 60-65 pedalate al minuto è talmente lenta la cadenza che hai una frazione della pedalata che va in acido,
mentre se tu riesci ad andare a 90 pedalate al minuto praticamente diventa uno sforzo aerobico, cioè non vai in acido lattico, ed è qui il segreto. Quando ci sono tappe come questa, dove ci sono 60 km di salita, dove devi scalare 4000 metri di dislivello, se tu riesci ad andare con questa cadenza alla fine ti ritrovi con più energia, però devi allenarla. Lui è Armstrong, guardando proprio dei filmati insieme al direttore sportivo Brunella, il segreto così di Indurain, ha allenato già da questo inverno questa prerogativa. E vogliamo ricordare che Indurain, mentre ora vedete Viranca all'inseguimento del gruppetto dei primi, mentre vedete Casero, allora Viranca all'inseguimento di Casero. E vogliamo ricordare, a proposito di Indurain, che Indurain è stato l'atleta più alto ad aggiudicarsi il Tour de France. Eh sì, dice proprio di questa sua atipicità, mi perdonerete il termine, di questa sua appunto singolarità di scalatore granatiere, insomma, che comunque ha sempre mantenuto una sua grande eleganza. No, una domanda volevo fare a Davide Cassani, sempre in chiave di frequenze, è come mai la gente normale si chiederà, ma allora perché anche per esempio Escartina, anziché fare questi sforzi sovrumani sui rapportoni, non si allena al rapporto agile? Ma per uno scalatore la cosa è diversa, perché lo scalatore è 60 kg. L'agilità deve soprattutto curarla chi non è uno scalatore, chi è 70 o addirittura 80 kg. Lo scalatore per lui è molto più semplice alzarsi sui pedali, se tu noti anche lo scalatore puro è spesso sui pedali, perché i 60 kg gli danno la possibilità di avere una facilità nell'azionare lunghi rapporti, però è comunque importante mantenere una buona agilità. Francesco Casagrande, che in passato si ostinava con i lunghi rapporti, quest'anno ha vinto il Giro della Svizzera perché ha cominciato pure lui a azionare rapporti diversi. Intanto sentiamo che i francesi stanno impazzendo per questa azione di Polti, c'è lo speaker fuori giri, c'è la gente in delirio. Questo però dice mestamente un po' come è ridotto il ciclismo francese, perché con tutto il rispetto per Virenc, vittorie di tappa ancora zero, classifica molto brutta, la fame oramai dei tifosi sta diventando insopportabile, per cui anche lo scatto di Viran per un buon piazzamento diventa un evento nazionale. Comunque bisogna, io lo applaudo Viran, perché dopo tutto quello che ha passato, dopo l'enorme pressione che ha avuto sopra di sé, è comunque un corridore che non si dà per vinto, è un corridore che anche per la terza, per la quarta, per la quinta posizione lotta, ed è per questo che in Francia lo amano. Grande combattente, dobbiamo dire, in questa stagione difficilissima per lui. Pensate che dopo lo scandalo Festina non c'era praticamente più nessuno che lo voleva ingaggiare, sembrava quasi sul punto di dover cambiare mestiere. Poi Polti e Stanga hanno avuto fiducia in lui, hanno avuto ragione, e dobbiamo dire che Virenc, questo Virenc che si è saputo controllare, che ha comunque dimostrato di essere sempre il miglior scalatore per i francesi, anche se il suo massimo traguardo nella sua carriera è sempre stata la maglia à pois del Tour de France. 4 km alla conclusione e Armstrong, come vedete, si mantiene nella scia di Dufaux. Con ogni probabilità fra un po' lo attaccherà, mentre avete visto Dufaux ha avuto uno scarto particolarmente difficile. Virenc si avvicina ai due, forse per una ragione di fair play, per accontentare i francesi, potrebbero anche dar via libera a Virenc. Sarebbe il massimo della gioia per i numerosissimi tifosi che fin dall'alba erano qui sul traguardo. Tanto sì, saremmo al punto che magari Armstrong fa il bel gesto, un do ut des, in modo che poi la Francia si calmi un po' nei suoi confronti. Probabilmente l'operazione funzionerebbe, però teniamo conto che c'è sempre Escartin davanti a 3 km dal traguardo. Per Virenc si fa molto difficile riuscire a raggiungerlo. Di sicuro Armstrong potrebbe anche fare questo cadeau alla Francia, bisogna vedere poi. Ecco, intanto vediamo che Zülle in qualche modo si sta riprendendo. È incredibile, vedi, è un corridore che riesce a dare tutto se stesso, io l'ho visto in tante volte dopo le cronometro. Parliamo di Zülle, buttarsi a terra dopo l'arrivo. Un corridore che riesce a dare tutto, è andato in crisi spaventosa 10 km dall'arrivo, è riuscito a recuperare, a andare su del proprio passo, e adesso è qui che sta per raggiungere di nuovo la maglia gialla. Veramente bravo. E qui poi che viene fuori il carattere del corridore. Qui non conta più il frequenzimetro, non conta più la soglia, conta saper sforzare, saper andare oltre il limite. Devi sentire male, però
ci vuole una concentrazione, ci vuole una capacità che non tutti hanno. E c'è ancora Van de Wever davanti a lui, Zulle, però quando Virenk si alza sui pedali e scatta, Zulle in difficoltà. Sì, sicuramente diverse caratteristiche. Virenk è lo scalatore puro, quindi metterà sempre in difficoltà, almeno al momento dello scatto, il passista. Poi sul ritmo il passista riesce a colmare il gap. L'unica cosa, ecco, chiedevo a Cassani, come si può spiegare questo rallentamento di Armstrong? Perché non vuole andare a prendere Skartin, la squadra... E c'è il matto della giornata, il matto della giornata che è stato cacciato a male parole, che ha rischiato di far cadere prima Armstrong e poi Virenk. Ma è possibile che in questo Tour de France, ormai in vista del traguardo, non ci siano più transenne, ma non ci sia più nessuno in grado di bloccare questi passi? Sì, oltretutto dopo il simpatico episodio dell'Alpe d'Huez, quando il fotografo ha centrato in pieno Guerini, evidentemente la lezione non è servita. Dico ancora, ribadisco, che queste cose al Giro d'Italia sarebbero ritenute imperdonabili, invece i francesi, siccome considerano il Tour per decreto divino perfetto, se ne guardano bene da prendere provvedimenti. Purtroppo questo è il mito che schiaccia anche il buon senso. Ultimi chilometri di questa quindicesima tappa. Allora, nell'ordine, ecco che scatta ancora Armstrong. Armstrong ha visto che Virenk era in testa, in procinto di partire. Allora Virenk, poi Armstrong, poi Zulle. Perde contatto Casero e perde contatto anche Dufu. Siamo a 3 km dalla conclusione. Virenk, mentre moltissimi sono i tifosi di Katai, lo merita perché è un ottimo coéquipier. Virenk ora si volta, appena visto che Virenk si alzava sui pedali è iniziato il controattacco di Armstrong. Dufo ritorna nella scia, mentre ecco Skartin a sua volta costretto a levare le mani dal manubrio per difendersi da questi esagitati. Una vergogna. Sì, sì, il problema esiste, andrebbe affrontato. Di solito nelle grandi tappe, i grandi giri per le grandi tappe alpine, per le grandi tappe pirenaiche, dovrebbero transennare almeno gli ultimi 2-3 chilometri. Qui oramai siamo già a due di transenne, non se ne vedono, la gente in mezzo alla strada, gente che magari è anche un po' bevuto, che sta facendo la sua scampagnata e che probabilmente non è dotata di tutto l'autocontrollo necessario. Io non so, probabilmente voglio vedere qualche altro caduto prima di piazzare le transenne, oppure anche questo fa parte dello spettacolo, purché lo si dica, allora giochiamo al tiro delle palle, tre palle un obiettivo come a Luna Park. Virenk, Armstrong, Zulle al comando solitario con un vantaggio di 2 minuti, lo spagnolo Skartin, 31 anni, un veterano delle grandi corse a tappe, mentre ecco che inizia il festival dei tifosi baschi euskadi e San Sebastiano nei Paesi Baschi sarà la prima tappa delle corse valide per la Coppa del Mondo in agosto, prima San Sebastiano, poi Amburgo e quindi il Gran Premio di Svizzera. Virenk anche l'anno scorso se n'è andato a casa dopo una settimana perché è stromesso dalla corsa, negli ultimi 2 anni sui Pirenei era sempre riuscito a piazzarsi sul podio, perché nel 97 era arrivato secondo a Valouron e terzo a Plateau de Bay, nel 96 era arrivato secondo a Lotacam e terzo a Pamplona, e anche quest'oggi dovrebbe arrivare tra i primi tre. Virenk, Armstrong, Zulle, siamo ormai a 2 chilometri e Skartin sempre al comando. Virenk, tra così l'incitamento del pubblico, naturalmente ricordiamo è lui il massimo rappresentante dell'attuale ciclismo francese, un ciclismo senza voler scomodare Bobeino, un ciclismo che non è certo all'altezza di Fignon, di Thévenet, di Penjon, un ciclismo forse francese il più a basso livello degli ultimi anni. Sì, loro stanno, i corridori stanno dicendo che c'è questa coincidenza che dopo il Tour dell'anno scorso in Francia si sono inaspriti i controlli antidoping, soprattutto in Francia, per cui loro pagherebbero questa situazione. Guarda caso però è saltato su Charlie Mottet, che è un ex campione francese, già anche commissario tecnico nazionale, che ha gentilmente fatto e sommessamente fatto presente, ragazzi teniamo presente però che anche l'anno scorso nel 98, prima di che succedesse tutto, che si inasprissero i controlli,
comunque la Francia vinse soltanto una tappa, peraltro marginale, in tutto il Tour de France. Quindi è segno che il malessere, la crisi di questo ciclismo ha radici certamente più profonde di questa scusante dei controlli antidoping. E il tifo è equamente diviso qui sotto lo striscione dell'ultimo chilometro tra i tifosi di Escartin, numerosissimi gli spagnoli, ripeto, qui siamo ai confini con la Spagna, e naturalmente di Virenque. 2 minuti e 5 secondi il vantaggio di Escartin nei confronti del gruppo della maglia gialla. Ormai non ci sono più dubbi, non ci sono più problemi. Escartin finalmente al termine di una lunga cavalcata riesce a conquistare meritatamente la prima vittoria al Tour de France. Tanti piazzamenti, nessuna vittoria. Sì, la quinta vittoria stagionale, è riuscito a vincere altre 4 corse, sempre in Spagna. Qui al Tour è arrivato terzo sia al Sestrer che all'Alpe d'Huez. Ormai è conclusa, tra 300 metri concluderà la salita, poi gli ultimi 600 metri con la strada praticamente pianeggiante. Io sono contento comunque della vittoria di Escartin, perché è sempre stato un ragazzo generosissimo, gregario dapprima di Tony Rominger, poi capitano della Kelme, squadra che da più anni nel mondo professionistico, quest'anno festeggia i 20 anni. Un Escartin che è arrivato un paio di volte secondo la Vuelta di Spagna, un quinto al Tour de France, adesso vince la tappa e rischia di salire anche sul podio di Parigi, anche se poi manca ancora 4-5 tappe. Doppio traguardo quindi centrato oggi da Escartin, vince la sua prima tappa al Tour de France. Escartin, che questa mattina era in classifica generale quinto, 8 primi e 53 secondi, a questo punto è sul podio e la tappa di domani potrebbe consolidare questa sua classifica, mentre ricordiamo che a cronometro Escartin, e questa immagine ve lo dimostra, non ha certo il passo, la potenza per spingere il lungo rapporto. A Mezza ha preso 6 minuti e 36 secondi da Armstrong, quindi se consideri altri 5 minuti che prenderà sabato, sono 11 minuti di pacca che ha nei confronti dei cronomi, nei confronti di Lance Armstrong. E siamo ormai ai 300 metri con Escartin, ormai prossimo al trionfo. Fernando Escartin della Kelme Costa Blanca conquista a 31 anni, dopo un'infinità di presenze al Tour de France, a conquistare una vittoria di tappa. Conquista una vittoria di tappa e conquista anche un posto sul podio. Bravissimo! 32.456 la media, 5 ore 19 primi il tempo impiegato da Escartin per coprire i 173 chilometri che dividono Saint-Gaudens da Pieux-Engaly, quindicesima tappa del Tour de France, prima tappa pirenaica, e adesso assistiamo allo sprint. Escartin dovrebbe anche guadagnare la seconda posizione in classifica generale, quindi dovrebbe superare Olano, Sulle e Dufo. Mentre questa è una comunicazione di servizio, chiediamo dallo studio quanto tempo abbiamo per concludere la nostra trasmissione. Beh, non solo Armstrong è leader della classifica, ma ha aumentato il vantaggio in classifica generale. Ha nettamente aumentato il vantaggio in classifica generale, in quanto che i suoi più diretti avversari, vale a dire Sulle ed Olano, non fanno parte del suo gruppetto. Perde contatto, lascia. Secondo te fa apposta o... È fair play, bravissimo. Ecco, in questo momento si è fatto due amici. Ecco, quando si dice come si trovano gli alleati. Rimane in terza posizione, lascia che Virenque e Sulle sprintino. Io comunque non sono dello stesso parere, ho paura che stia facendo per lui anche un po' di fatica, però mi posso sbagliare. Perché di solito chi lascia non fa la volata, comunque rimane nella scia dei corridori con i quali era. E siamo allo sprint per il posto d'onore fra il francese Virenque e lo svizzero Sulle. Sulle col berrettino bianco, Virenque lanciato all'inseguimento di Escartin per il secondo posto in questa tappa. Passa alla grande lo svizzero, una pugnalata per i tifosi francesi. Sulle secondo, Virenque terzo, ed ecco che in perfetta tranquillità arriva a 2 primi e 8 secondi Lance Armstrong. Allora,
primo è Scarpin, secondo Zulle a due primi, avevi già scritto Virank, per la verità anch'io pensavo che Virank sarebbe riuscito a piazzarsi al posto d'onore, ed ecco qua Nardello, vediamo un po' se c'è qualcuno della Mapei per portarci il Varesino qui nella nostra posizione, mentre ecco che Van de Wover batte allo sprint Casero, eccoci con Nardello, Nardello che si piazza a 2.44, Nardello, poi lo svizzero Dufo, ottima la prestazione di Nardello. Sì, sì, ottimo, lui non è la prima volta che al Tour fa bene, ha sempre avuto problemi di tenuta, alternava una tappa buona ad una brutta, qui invece sta andando bene. A questo punto è persino ovvio che la Mapei deve concentrare i suoi sforzi su Nardello, che diventa a tutti gli effetti il capitano. Un'ultima annotazione, dissento da Cassani, secondo me per una volta tanto, secondo me Armstrong ha fatto una stupenda recita finale, anche perché così potrà dire che è più umano, che ha i suoi lati deboli, che ha i suoi limiti, e forse lo lasceranno un po' più in pace. Ed eccoci ora con Olano. Olano che non ce la fa proprio più, vedete Marco Serrano. Che non ce la fa più, non riesce più neanche a reggere il ritmo dei suoi compagni di squadra, mentre eccoci qui con il 23enne Gonzales Galdeano, poi eccoci con Olano che è nella scia del suo compagno di squadra Peron. Attualmente la classifica, ecco qua Vladimir Belli. Attualmente la classifica generale più o meno è questa: Armstrong secondo Escartin con un ritardo di 6.40 circa, terzo Sulle con un ritardo di 7.35. Scusa un attimo, vedo che Nardello sta passando dalla nostra postazione, no, purtroppo ha deviato, cercavamo di chiamarlo, ha superato il traguardo, anche Vladimir Belli vengono portati in una zona che evita loro di transitare sul traguardo. Peccato, perché avremmo voluto con tanto piacere portare al nostro microfono sia Nardello che Vladimir Belli, mentre ecco la sofferenza di Olano che ha perso ancora parecchio terreno. Allora Cristiano Gatti, un giudizio, mentre eccoci ancora con Bertrand, un giudizio su questa tappa. Ma è bello constatare che nel tour del superuomo di questo nuovo grandissimo campione che Armstrong, vince la semplicità, la modestia del talento medio di Escartin. Credo che sia una tappa perfetta, perché ha vinto quello, l'attaccante più generoso, la maglia gialla che dimostra una forza prorompente, consolida il suo primato. Mi sembra che se una volta tanto si debba leggere i verdetti, i risultati sportivi, questo sia limpido, veritiero e attendibile. A questo punto tutto è rinviato domani all'ultima tappa di montagna, voglio vedere come e chi ancora riuscirà a dire che metterà in croce Armstrong. Prima tappa pirenaica vinta da Escartin con Zulle a 2.1, poi Virank, poi Armstrong, poi Van de Wover, poi Casero, poi Nardello, Dufo e quindi Vladimir Belli. In classifica generale Armstrong aumenta il suo vantaggio. Secondo Escartin con 6.40 circa, terzo Zulle a 7.35. La tappa di domani. Dall'Almezana a Po, 4 Grand Prix della montagna, Aspen, Tourmalet, Aubisque e Soulor. Appuntamento fin dalle prime battute, domani mattina il primo collegamento. Dalle 11.30 circa. Allora a risentirci domani mattina, gentili signore e signori, concludiamo la nostra telecronaca diretta augurandovi buon pomeriggio. Dopo la conclusione della tappa, una tappa favorevolissima alla maglia gialla, c'è stata battaglia per le prime posizioni, Armstrong è stato prontissimo a rintuzzare l'attacco di Escartin. Escartin evidentemente esaltatosi dopo la grande impresa di ieri, per la prima volta ha vinto una tappa, è secondo in classifica, Escartin ha tentato l'attacco, Armstrong ha intuito il pericolo ed è andato subito a riprenderlo. Anche i corridori della Once che sono stati a ruota potrebbero sfruttare l'occasione di vincere la tappa, adesso è Contreras, eccoli qua, sono scattati proprio Vinokurov, Ellie e Echebarria.
Echevarria che ha già vinto una tappa, Vinokurov con Ellis, si sta sgretolando il gruppo dei battistrada, mentre vedete che Vinokurov invita Alberto Ellis a collaborare. Ellis, terzo al campionato italiano di quest'anno ad Arona, terzo al campionato italiano dell'anno scorso a Bergamo, 4 km la conclusione. Raggiunto Contreras. Ripreso Contreras. È la maledizione degli ultimi 4 km. Adesso stiamo attenti perché potrebbe scattare un corridore della Once. E difatti c'è Echevarria che ha fatto il buco a Serrano, potrebbe tentare un attacco. Nel frattempo questi scatti danno la possibilità agli inseguitori di guadagnare. Difatti adesso il distacco è solamente di 2 minuti e 20 secondi. Ellis, poi davanti ad Ellis Echevarria, davanti a Echevarria Vinokurov. Siamo ormai al limite dei 3 km dal termine di questa 16ª tappa del Tour de France, da Lannemasan dagli Alti Pirenei ai Pirenei Atlantici a Po, 192 km con 4 gran premi della montagna. C'è Ellis in prima posizione. Si è spezzato il gruppetto Ellis, poi c'è Serrano, Echevarria, poi c'è Vinokurov, Contreras e poi anche un altro corridore che è della Banesto, Arrieta. Tutti i corridori che non sono in classifica sono andati all'attacco. Ellis, Echevarria, Vinokurov, Contreras e Arrieta, e poi in ultima posizione Serrano. Questo è il gruppetto che è riuscito ad evadere quando ormai siamo al limite dei 2 km di questa 16ª tappa. Echevarria si volta, Vinokurov rimane nella sua scia, mentre dall'altra parte mi sembra che ancora tentasse un attacco Contreras. 3 km alla conclusione, si guardano, si osservano, cercano di studiare il momento opportuno per il contrattacco al termine di questa tappa agonisticamente molto bella. E complimenti a Ellis perché è stato in fuga tutto il giorno sul Tourmalet, sull'Aubisque, e adesso è ancora lì che cerca di vincere la tappa. Ellis sta veramente compiendo